Sì, vabbè, dai, buon anno. Buon anno. Quindi? Speriamo. In che senso? Speriamo, per Milano, per l'Inter. Non far furbo, vuoi vincere lo scudetto o no? Beh, certo. Ah! Eh beh, cosa stiamo a scherzare? No, sembra che no, ma noi siamo lì, va no, bene. No, no, il tentativo è in atto, l'abbiamo visto. Bisogna capire se poi si riesce ad arrivare fino in fondo. Però è già bello provarci. Ma tu sei uno di quegli interisti che sì, godo, oppure sei uno di quegli interisti che dice ma no, io preferirei un Milan più competitivo, no, e più forte? Niente, ah, proprio. No, nel senso, sto pensando all'Inter di sicuro, non sto di agguffare. Adesso, a parte gli scherzi, è bello anche avere un competitor di un certo tipo. Negli ultimi 5 anni non c'è, sia a livello di... Guardatelo in faccia, no, come negli ultimi 5 anni non c'è? Abbiamo fatto punto a punto fino a maggio. Ma a maggio, la traversa dell'Empoli. Io mi ricordo fuori dal derby. Cosa e fuori la gente dal veniva e mi dicevano tutti, oggi è pum pum pum, mai pum 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 pum. Ho capito, però no, Fabri, fino a maggio Milan-Inter erano punto a punto. Sì, ho capito, punto a punto. 5 anni. 17 sei arrivato dietro in classifica, siamo nel 20. Ti ricordo che siamo entrati nel 2020, fra pochi Ho mesi capito. Ricorre il biennale dalla tua scomparsa. Sei ancora lì? Certo. Ma tu quando dici qualcosa di significativo, di sanguigno, mai, di vero? Ma non c'è mica bisogno, mi chiedo a parlare io, parlano i fatti. Sono animato. I fatti sono la classifica. Mm. C'è dell'altro? No, io sono molto sereno. Mm. Sì, a parte che ti toglierei a schiaffi quel ghigno, ma avrebbe dovuto farlo Papà Celso, che ha tutta la mia solidarietà. Papà Celso, abbiamo passato un buon Natale in famiglia, io più di lui. Quel ghigno deve essere stata una roba ingiusta per ma un no, papà. A parte gli scherzi, riprendetevi, fate qualcosa, però a me sembra che in realtà ogni decisione viene presa. Non gli lasci niente sul testamento, Papà Celso, mi raccomando. Sì, non è che ci sia tanto. Ah, pure, c'ha anche da eccepire. Ciao. Ciao.